Buongiorno e buonasera dal vostro Zuirito, ragazzi e ragazze, ed eccoci qua in un nuovo episodio di Enigma, un'illusione chiamata famiglia. Abbiamo trovato gli antidolorifici. Gli antidolorifici, come cacchio si pronuncia la parola? Permino e altre cosettine che aiuteranno a guarirlo, almeno spero. Adesso ce ne andiamo da questa stanza, però io mi aspetto una... Ecco, me lo so chiamato. Ma che è una sorta di radio? Un walkie talkie, ma che sta la SWAT? Ma che cazzo? Ma infatti non abbiamo un walkie talkie in questa casa. Mamma non avrebbe mai permesso cose di questo tipo. Ha detto che sarebbe stato un degrado per la casettina. Suppongo che ci sia un non invitato alla festa qui. Quindi l'assassino non fa parte della famiglia e fin qua ci siamo tutti. E vedendo che loro usano i walkie-talkie, ci deve essere più di uno. Cosa? Un gruppo di assassini? Devono essere fuori da questa stanza. Se andassimo fuori li incontreremmo sicuramente. Cosa dovremmo fare? La salute di Mino è in grave pericolo. Se entrambi venissero catturati, non avrebbero possibilità di salvare Mino. Devo fare qualcosa. Oh cavolo, ci sono tre scelte. L'ultima è proprio a bacio, proprio come il bacetto perugina e il cioccolatino. Allora, andiamo con ordine. Il primo mi dice vai da solo per controllare la situazione. Poi mi dice vai con Samon per controllare la situazione. E Dulcis in fondo risveglia il potere segreto. Vediamo qual è. Adesso è il tempo. Ho bisogno di... Oh cazzo, me lo dice con quell'espressione pazza. Ho fatto una cazzata, perdonatemi. Ho bisogno di risvegliare il potere segreto sigillato dentro di me. Infatti, che cazzo stai dicendo? Questa è una situazione divertente per te? No, soltanto pensato ad un romanzo fantasy che ho letto prima. Andiamo con Samon allora. Giusto magari un altro... Wrong end? Ah, quindi sono obbligato ad andare da solo. Quindi Samon rimarrà qui e Minyuk andrà a controllare. Ok, mi nasconderò qui. Se tu dovessi essere catturato, non digli che sono qui. Ci credo, mica siamo scemi, stronzi. Se venissi catturato, non preoccuparti di me e prenditi cura di Mino. E lui subito ha accettato, cioè proprio a dire che cazzo me ne frega di Minyuk. Pronti? Via! Ma non c'è nessuno? Ma che stava un altro là? È strano, non c'è nessuno qui. Ho bisogno di tornare da Samon. Ah no, attenzione! Hanno preso Samon! Ma che cazzo sono? Gli Splinter Cell! Questi sono assassini! Ma quanti cazzo sono? Hanno portato via Samon! Cosa dovrei fare? Bisogna subito ritornare alla sala da ballo dove stanno tutti gli altri. Madonna, questo finale C sicuramente sarà il più figo di tutti. Ecco, infatti, la figura degli assassini è cambiata. Adesso vediamo il loro vero aspetto. Non sono più calvi come Krillin da Dragon Ball. Sono sempre più felice di aver iniziato questo gioco sul mio canale. Mi stavo perdendo, anzi... Ci stavamo perdendo veramente una bellissima perla. Peccato che non piace a tutti, ma vabbè, chi se ne frega. Il genere giallo non è per tutti. E siamo arrivati nella sala da ballo. Ci sono tutti quanti, voglio sperare? Non c'è nessuno! E vai! Siamo rimasti soltanto noi! Oh cazzo, sento la presenza di una persona qua vicina. Qualcuno è qui. Esci fuori, maledetto! Ho acceso il fiammifero, non puoi più nasconderti. Oh! Yuna!
Yuna stava piangendo, accucciata sotto il tavolo. Minyuk! Adesso ci spiegherà cosa è successo durante la nostra assenza. Yuna, cosa è successo? Perché tutti gli altri sono spariti? Ero troppo spaventata per fare qualcosa. È successo tutto così in fretta. Yuna, calmati e dimmi. Sono entrata all'improvviso i tizi con la tuta nera e hanno... sì, rapito tutti quanti, in poche parole. Lei però è riuscita a salvarsi perché si è nascosta subito sotto al tavolo, visto che lei era già chinata per prendersi cura di Mino. Cosa dobbiamo fare adesso, Minyuk? Ci sono così tanti nemici. Verremo catturati prima o poi. Speriamo che non vengano uccisi da questi tizi. Però mi sembra strano che non sono stati catturati, visto che ci sta il capo dell'operazione che ha tutti questi monitor con queste videocamere nascoste. È come il gatto che sta giocando con i topolini. Al momento non possiamo fare nulla con Cheon e gli altri. Allora, adesso dobbiamo cercare i medaglioni. Senza di quelli non possiamo uscire da questa casa. Almeno però siamo ritornati in dolce compagnia di Yuna. Adesso non so se gli avvenimenti futuri avranno una differenza oppure no, ma lo scopriremo insieme. Mi sa che ci tocca per la terza volta entrare nel passaggio segreto. Vabbè, tanto già so cosa fare. Un passaggio segreto. Vabbè, dai, non tiriamo troppo per le lunghe e varchiamo questa soglia, se così possiamo definirla. Vai, forza! E siamo saliti al piano successivo. Speravano in un passaggio segreto per uscire da questa casa. Purtroppo. Volevate subito la pappina pronta, magari quella al tonno, per caso, oppure vitello. Vabbè, queste cose già le abbiamo viste per l'ennesima volta. Ho paura di queste cose che appariranno all'improvviso. Allora, di qua non si può fare un cacchio. Già ho dimenticato il percorso. Fantastico, eh? Oh! Ma vaffanculo! È quello con la tuta nera! Sono i tizi. Veramente, sono proprio Splinter Cell questi. Non so se conoscete il gioco, eh. Al massimo cercate su Google Splinter Cell. Si scrive così. Non possiamo andare avanti. Dobbiamo trovare un modo per evitarli. Come? Io ho un piede di porco. Wow, devo ammazzarli! Bello! Questo finale C è il più figo di tutti! Lo equipaggiamo! Vieni qua, bellezza! Ne abbiamo fatto fuori uno. Attenzione, questo potrebbe girarsi all'improvviso. E anche questo è andato. È legittima difesa, carissime e carissime. Quindi non stiamo compiendo nessun omicidio. Ovviamente, ritornando qui, ritornano in vita gli stronzi. Ah, qui dove dorme il maggiordomo, il feticista della cioccolata. Dite che è ancora vivo? Sì, perché sta russando.
Sono felice di vederlo vivo e vegeto. Signor Stewart, da quanto tempo? Gradisce una barretta di cioccolato? La cosa bella è che i tizi in tutto nero non lo stanno cagando minimamente a questo qua. Non posso mangiarne di più, vale a dire la cioccolata. Signor Stewart, si svegli. Cosa? Ma adesso la scenetta spero che cambi. Gipsanim, 여기서 뭐 하시는 거예요? Cosa sta facendo qui, signor Stewart? 아니, 여러분께서 여긴 어쩐 일로 오셨습니까? 이런 난리에 한가롭게 주무시고 계시다니. 옳거니, 벌써 저녁 먹을 시간이 된 건가요? 이런 늙은이 정신 좀 보게. Dice, è già ora di cena? No, no, no. C'è un altro problemino più grande. 다른 일꾼들이 전부 휴가를 가는 바람에 늙으면 죽어야지. Ecco cosa succede quando si diventa vecchi. 집사님. 그런데 아무리 전기세가 아까우셔도 이렇게 불을 요즘 집안 재정이 조금 어렵지. 어떻게? 집사님은 지금까지 무슨 일이 있었는지 하나도 모르시나 봐. Qua il signor Su ha detto: come mai è così buio? So che la situazione economica della famiglia è così difficile. Vale a dire che gli sembra strano che abbiano tagliato la luce quelli dell'Enel. Purtroppo lui non sa nulla. 아니, 이 저택에 그런 끔찍한 일이 벌어지는 것도 모르고 stava dormendo come un bambino. 저는 집사 어떻게 책임을 지고 집사님 마님과 사문 도련님이 돌아 집사님 너무 자책하지 정말. Ma mi pare che questi dialoghi li abbiamo già letti per il finale A, Per questo vado abbastanza velocemente. 집사님. 아이고, 저는 여러분들의 곁 기쁜 마음으로 따르게. 어머, 집사. 기운을 차리셔서 다. 그럼. Bravo e viva! Abbiamo di nuovo il signor Stewart. Speriamo che questa volta non ci va a crepare. E lo spero con tutto il cuore. Tiriamo lo scarico come tanti bravi bambini. Vai, distruggere un'altra volta. Strong Desune. Cazzi e mazzi parole giapponesi dalla giapponinchia. Oh, cavolo. Bello, fate la mucchiata. Trisom. Agente 1. Non hai sentito qualcosa? Sei ubriaco per sentire questo suono? Tu sei quello che è ubriaco. Tu hai già bevuto 2 bottiglie. Ma i vini sono così deliziosi. Se il capo Choi ci trova, saremo cacciati via a calci in culo. Da come ho capito, non hanno un buon stipendio. Smettiamola di bere, andiamo. E noi dobbiamo avere paura di questi coglioni ubriaconi. Andiamo, hiccup. Ha fatto il ruttino. Spero che si sia almeno messo la mano davanti alla bocca per educazione. Sono stati impiegati da qualcuno chiamato Capo Choi. Allora, hanno capito che loro stanno cercando qualcosa di importante. Yuna ha detto, mica sono io la cosa importante. Cazzo, Yuna, lo so che sei bella, ma sei troppo vanitosa, mannaggia a te. Infatti sia Minuke che il signor Stewart sono state zitte. Ehi, non lasciatemi sola! Sono troppo bella, è forse un peccato? Mannaggia a te, Yuna! Va bene ragazzi e ragazzi, da questo punto è concluso questo episodio, spero che vi sia piaciuto. Li sto facendo un po' più brevi questi episodi perché ormai siamo ad un passo dalla fine e mi dispiacerebbe terminarli in fretta e furia. Detto questo vi saluto, se volete commentate e alla prossima. Ciao ciao!